Maurizio, dal divano bianco mi sono catapultata qui all'officina 249. Guardate le immagini. Sit by, watch love walk away. If we don't try, save the love we got. Once we lose the girl, we're gonna lose a lot. Oh, we better get try. Try to get ourselves together, baby. We better get try. Change the thing between the two of us. We always found a way to face it all together. We need each other now, darling, more than ever. We've got to find the love we used to know. Tra questi cornetti pieni di crema che non riesce a mangiare, molti a destra, schizza a sinistra, molti a sinistra, schizza a destra. Sta gente che ha bisogno di mangiare, sono anche in una corta in gang. E mentre tu stai combattendo questo cornetto, la tua ragazza mangia tre cornetti, quattro pizze e cinque bicchieri latte, si avvicina e vado fallo, e tu che? Perché non fai un po' di dieta? Io. E perché? Perché voglio un uomo che abbia la tartaruga sullo stomaco e vengono assaggiati con le braccia aperte. Allora ti convincono a fare la dieta fai da te e te ne accorgi che aprile, maggio, giugno, c'è stato anche gente che fa la dieta fai da te, te ne accorgi. Li vedi proprio camminando in mezzo a me, sa bottiglia d'acqua a mano per andare a fare l'ecografia a prostata. Capite? Bene. Inizia a mangiare gallette di riso, ci ho provato pure io. Ho portato le gallette di riso a casa, ma stai non mangiare una, ma ho provato per due, ma ti ho impostato prima da pigliare. Un amico mi ha detto da quando mangiare gallette di riso, ma non so più, ma ci sei fatta la mattina e fai chicchi di vivero. Poi sono arrivato alla deduzione che se non è per salute la dieta non la voglio fare, non me lo porto. E la camisa nera, sfina. Un calzone scuro, sfina. Scarpe nere, sfina. Sono una mutante bianca. Di grossa. Ciro Giustiniani all'officina. Ciao, buonasera. Ciao. Allora, la tua impressione? La mia impressione fa impressione, si alta. Fa impressione? No, non fa impressione. No, è una bella ragazza, si leva e buff, può migliorare. Dai. Sto scherzando, vabbè, tengo normalmente, babbo. No, è una bella ragazza, che cazzo, poco... Ma non parliamo di me, parliamo di te. No, puoi parlare di me, certo. Sono un bel ragazzo, ma mangia lui, babbo. No, allora cambiate canale, non è un bel ragazzo. Allora, questo con qual è il simbolo di stress? No, non è contatto, questa è un'altra cosa. Allora, officina, cosa ne pensi? Si mangia bene prima di tutto. Hai mangiato? Sì, ho mangiato. Si mangia molto molto bene. Poi quando capita il cabaret, che c'è il cabaret, dipende a chi fa un cabaret buono. Se vengono tutti i miei amici metti in sud, cabaret è ok. Enzo, che cazzo, che... Aspetta, ancora manda papà, Enzo è bellissimo! Enzo perché sta qua, capito? Sì, è un uomo distinto, a parte gli scherzi, è un bel ambiente, che cazzo, si può stare. Poi cavate di Reni, insomma, giocare in casa. Che Napoli-Salerno ormai ci siamo sempre, noi di Made in Sud siamo sempre qui, è casa, insomma. Com'è la gente? Come l'hai trovata? No, la gente l'ho trovata seduti. Tutti seduti. Mangiavano pure qualcuno. No, è molto simpatici e si è stato molto bene qui. Ciro, una domanda al volo, cosa ne pensi dell'incontro al buio? È una cosa che ti piace? No, come si adapta sempre a luce. E sempre in tutti incontro i a buio, niente, né sorprese né voglio, che poi esce le sorprese. Evitiamo. Grazie Ciro. Grazie a te, ciao. Ciao stress. Vai, chica, vai, coca, che mi sa, coca, che questa sera...
sai come funziona? Come, no, aspetta, insegnami. Cosa? Insegnami. Allora, questo è il volume. Ok. Se fai così si sente. Ma si sente, no, il tuo però. Come sei? Tutto a posto? Tutto a posto, allora, officina. Officina, 249, Cava dei Tirreni, stasera grande spettacolo di Ciro Giustiniani da Made in Sud. Ci ha fatto fare una pancia di risate, come si suol dire. E adesso ci pensiamo noi della console una pancia di musica. A far perdere qualche chilo messo durante la cena, perché noi li facciamo ballare, quindi saltare, smaltire, divertire. Come li facciamo ballare? Adesso stiamo riscaldando un po' con un po' di revival musica degli anni 90, anche 80, 70. Poi arriveremo ovviamente all'attualità. Quindi insomma anche musica da disco? Assolutamente sì, dalle hit più forti del momento a quelle più ricercate, qualcosa di un po' più elegante, perché è quello che a noi contraddistingue, quello che ci contraddistingue, ci fa sempre piacere suonare qualcosa di elegante. Ci fate sempre divertire, devo dire la verità, ogni volta suo. Che Andrea, oggi è anche il suo compleanno. Auguri! Come ti chiami? Andrea, ciao. Andrea, vedo che anche tu sei addetto ai lavori qui. Sì, io sono DJ resident all'officina già da un po' di anni. E come la trovi questa location? Guarda, io mi diverto sempre, sabato dopo sabato, mi piace, sono amici, c'è una bella, un bel ambiente, capito? Quindi insomma, ambiente caldo che riscaldi anche con la tua musica? Ah, sicuramente, si è creata una bella situazione, sono tutti amici. Ci divertiamo sempre. Ti faccio la domanda di rito nostra della settimana. Cosa ne pensi dell'incontro al buio? Che ne penso? Ti deve andare bene, diciamo. Ma ti è mai capitato? No, non mi è mai capitato. Ti andrebbe voglia di provare un'esperienza del genere? Vediamo, mai dire mai. Mai dire mai. Vieni qua, la domandina. Domandina, la domandina. Incontro al buio, cosa ne pensi? No, perché bisogna sapere quella persona che cosa, cioè dove vai la sera, lo devi sapere con chi vai, no, al buio che facciamo? Quindi non ti stuzzica nemmeno l'idea di provare una cosa del genere? No. Gli altri dicono di sì? Ma diciamo quello che io volevo sapere, che cosa dicevi tu? Io dico di no, perché no, bisogna sapere dove si va. Ok. Tu che dici? No. Poi se è il buio di un locale come l'officina, ben venga. No dai, sempre la luce, facciamo vedere questo splendido locale, grazie. Grazie a te. E dove c'è uno strappo, mettila una pezza. Gli do il microfono, Esatto. Ecco. Max, addetto ai lavori. Buonasera. Buonasera a voi e a tutti quanti quelli che ci guarderanno. Abbiamo iniziato alla grande. Mamma, io lo conoscevo Ciro Giustiniani perché guardo Made in Sud, ma guardarlo dal vivo è... Ti devi come un pazzo. No, va bene, invece di andare in palestra fa fare gli addominali dal ridere, veramente. È ottimo per fare i crunch o crunch, come si dice. Allora, con te Max, questa stagione qui all'officina 249, come promette? 249 ogni venerdì. Beh, da quando abbiamo cominciato fino ad ora sembrerebbe più che bene. Voglio dire, non perché insomma sono frasi dette e redette, ma quest'anno vedo solo bella gente e questo ci fa piacere. Diciamo molto, 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 molto. Sono contento di questo. Conte Max, tu ci delizi sempre, però io volevo un attimo lo sapere. Questo incontro al buio è una cosa che ti stuzzica? Sì, tanto, tanto, tanto. Io sì, io sono per l'incontro al buio. Tanto è vero che io spesso ci provo, magari la bendo per fare incontro, perché è il sale dell'amore. Ma ti è capitato? Come? Ti è capitato? Non posso dirlo qua. C'è chi vede e poi verrebbe a chiedere lumi e allora... Ma lo dicevo in passato! Sì, è capitato, va bene. È andata bene? Qualche volta sì e qualche volta no, è un incontro al buio. Quello che ti pigli quello che viene. Hai trovato sia il lato positivo che il lato negativo. Infatti, va. Solo il lato positivo io mi sono fatto, diciamo, non me lo sono fatto mancare, ecco. Ci siamo fatti la bocca, dai. Facciamoci la bocca anche nell'officina. Brava. Venite. Abbiamo finito? Sì.
ma noi finiamo sempre così. Ma no, no, come vogliamo finire stasera? Ti voglio mandare un bacio, ti voglio dare un bacio. Mua. Mua. Ho lanciato io. Mi ha scoperto lui. Stavo pensando, ho lanciato io. Mi ha lanciato proprio, cioè come Pippo Baudo. Con Esther, sei stata qui con Esther, ha fatto la un'uscita e poi sei arrivata, vedi. Ti ricordi però, eh? Non so perché, ma certe cose le ricordo sempre. Non so chissà perché. È Zuccio! Allora. Ma sì, abbondiamo stasera. Stasera mi sono divertito, a me non, il cabaret non è che solitamente non fa ridere se non è veramente fatto bene. Ciro è stato veramente straordinario. Ciro Giustiniani, veramente complimenti a Ciro. Bene. Molto molto bravo. Infatti c'era parecchia gente che vedevo, lasciava la pizza non perché è buona. Non hanno mangiato. No, cioè, si giravano per guardare Ciro. Ha bloccato tutto, ma è stato veramente bravo. È stato veramente bravo. Enzuzzo, allora, cosa ci racconti dell'officina? Vedo che è partita alla grande, ormai questa barca va da sola. È partita. Oramai, ieri sera abbiamo lanciato la prima serata del venerdì. Lanciamo tutto qua che è Capodanno. Lanciamo tutto, prima di Capodanno lanciamo tutto. La nonna no, però. La nonna. A me già mi hai lanciato, la io già sto giù. Abbiamo fatto ieri sera una gran bella serata, c'è stato Tony Musante e Palla Forleo come musica dal vivo, DJ. Andrea, Tony, Antonio D'Amore come vocalist, con Luis Imparato e Leo, grande serata. Ringrazio Spedito, ringrazio chi verrà dalla settimana prossima e parteciperà a questa serata. Questo grande progetto del venerdì officina si chiama, non so perché, Venerdì Reload. Praticamente abbiamo proprio un tema il venerdì. Sì, praticamente venerdì sempre serata a tema, sempre grande musica, si ritorna ai venerdì importanti dell'officina. Abbiamo avuto ieri ospiti tutti gli amici di. Per fare insomma l'inaugurazione di questi venerdì. Senza dire diciamo chi erano, perché l'importante è che ci sono. Però sono stati tutti gli amici, mi fa piacere, ci siamo divertiti da morire. A proposito di amici, ma stasera chi l'ha scolcata la sigaretta? C'era questa vocina insomma in giro. C'è stato un amico che non è manco arrivato e mi ha portato una sigaretta. Allora quindi non l'hai scolcata, te l'hanno offerta. No. Appena arrivata, perché è proprio un dazio. Soprattutto poi per chi fuma Marlboro Rosse, le Marlboro Rosse. Quindi ti vedono. Enzo, la porta direttamente, lasciano direttamente la. Questa è la tua sigaretta. E l'obolo. Cioè goditela fino alla fine. E il dazio che si paga quando si entra. Come l'autostrada. No? Si viziano troppo però. Sì. Evidentemente. Evidentemente vizi anche loro. Ci sarà qualche ritorno. Allora, prossimi appuntamenti? Prossimi appuntamenti, venerdì prossimo ancora una grande serata con Paola Forleo, una delle voci più belle delle ultime scoperte. È un anno che stiamo collaborando, ci stiamo divertendo veramente da morire, con Tony Musante. Sabato un ritorno graditissimo, una carissima amica, Vanessa Caputo, saremo qua. Ancora avanti avremo Erminio Sinni, avremo Tony Musante e Paola Forleo in duo ad Halloween il 31, saremo qui alla grande. Molte cose abbiamo in cantiere per far divertire la gente e molte cose abbiamo anche in cucina. Ma anche per divertirci, noi ci divertiamo. Noi viviamo per questo. Noi ieri sera ci siamo divertiti, secondo me quanto o forse più degli amici che erano venuti qua per passare la serata. Sinonimo di garanzia, quindi. Sì. È un marchio proprio. Allora, quindi stavo dicendo. Grande cucina. Cucina molto importante quest'anno, se possibile ancora migliorata rispetto agli altri anni. Noi puntiamo moltissimo, la cucina per noi è un fatto importante, perché quindi venite a mangiare, venite a divertirvi, sì, sì. E vi aspettiamo qua all'officina. Ciao, vi aspettiamo qua, ciao, buona serata.